La fibromialgia o sindrome fibromialgica è una delle cause più frequenti di dolore cronico muscoloscheletrico. Spesso si accompagna ad affaticabilità, disturbi della memoria, altre condizioni come sindrome del colon irritabile e cefalea muscolotensiva e può essere scatenata o aggravata da vari fattori come disturbi del sonno, scarsa attività fisica, stress psicofisico. Pur non essendo ancora note le cause che portano allo sviluppo di questa condizione, è ormai chiaro che non è tanto una lesione dei tessuti o degli organi a causare i sintomi, quanto un disturbo della loro funzione. Tipicamente la sindrome fibromialgica è caratterizzata da un disturbo della percezione del dolore e della sua regolazione, portando in definitiva ad un abbassamento della soglia del dolore. La diagnosi di sindrome fibromialgica è difficile proprio perché non ci sono lesioni visibili e test diagnostici specifici. Per questo viene spesso vissuta dal paziente come una malattia invisibile, ma il dolore è presente, è invalidante e impatta sulla qualità della vita del paziente. La sindrome fibromialgica colpisce più frequentemente le donne e chi ha un disturbo che comporta un dolore cronico. È quindi frequente l'associazione con il lupus eritematoso sistemico. Queste due condizioni però sono molto diverse sia dal punto di vista dei meccanismi patogenetici sia dell'approccio terapeutico. Infatti il LES è una malattia autoimmune infiammatoria, le cui alterazioni come ad esempio il rash cutaneo o l'artrite sono ben documentabili con l'esame obiettivo o con varie metodiche diagnostiche. Spesso i pazienti con LES lamentano anche il sintomo della faticabilità che va sempre riferito allo specialista. Che aiuterà a distinguere le due condizioni, lupus e sindrome fibromialgica. Solitamente, se la faticabilità si associa a dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni, soprattutto in presenza di alterazioni degli esami del sangue, potrebbe trattarsi di un segno di riattivazione del LES. Mentre se si associa ad un dolore diffuso a muscoli e articolazioni senza segni di infiammazione, a cefalea muscolotensiva, disturbi del sonno, ansia e stress, è più probabilmente da riferire alla sindrome fibromialgica. La terapia della sindrome fibromialgica si avvale di un approccio multidisciplinare, farmacologico e non, dove la terapia farmacologica viene oggi personalizzata in base ai sintomi del paziente e alla risposta alle terapie. Fondamentale sono anche la riabilitazione con esercizi mirati al rilassamento della muscolatura e un supporto da parte di uno psicologo esperto di sindrome fibromialgica che aiuti ad affrontare il dolore cronico di tutti i giorni. Il consiglio è quindi quello di rivolgersi al proprio reumatologo di fiducia per affrontare insieme i problemi, chiarire i dubbi e trovare insieme l'approccio terapeutico più adatto per ciascun paziente.